Hello. Cosa fai? Dove vai con quello? Stai attenta che rovesci tutto. Ma che senso ci fai? Ciao Clemilla, come ti ho detto? Giulio, guarda chi t'ho portato. Ma è vero. La mignottona. Chi ti ha detto di venire qua? C'è anche la bella che non ha mica portato suo marito. Posso fare, ne? Quanto sei brutto che c'è? È stata una cerimonia bellissima, mesta e commovente. Era il popolo, l'autentico popolo, che portava fiori alla tomba del suo capo amatissimo. Scusi, io non ho il piacere di conoscerla, sono il terzo genio. Molto lieto. Di gran lunga il meno importante, naturalmente. Vuol conoscere qualcun altro della mia famiglia? O ne ha già abbastanza? Nonna? Nonna? No, ma guardi, lasci stare. Nonna! Ti presento il signor? Rubini, molto piacere, signora. Bravo. Fa finta di dormire perché non vuol parlare con nessuno. Ora continuiamo a risalire l'albero genealogico. Papà, papà, ti presento il signor Rubini, uno che ha l'aria di lavorare sul serio. Veramente? Buonasera, come sta? So you see, Anina, ti permette che ti presento un amico fisso, charmant garçon. Che bel giovane! Ma lei è un giornalista? Sono cotto, avrei bisogno di una balia che mi portasse a letto. Chi vuol farlo, tu, Jane? Ehi, Jane! Perché non mi fai la paglia stanotte? No! Ma Lady Rod non li lava mai questi cani? Hanno una puzza? Oh, hanno un odore meraviglioso! E questa è la nostra storica Irene, la più gloriosa debuttante di quest'anno, che io vorrei tanto sposare. Grazie, ma lei non Jackie mi vuole. Scusate. Su. Fammi ballare, va. Non ho capito se era lui che si dava da fare o te. Io naturalmente. Hai una gran voglia di vedere il tuo nome sui giornali, eh? Senti, perché non ce ne andiamo un po' per i fatti nostri? E quali sarebbero i fatti nostri? Are you really a newspaper man? Uh-huh. Yes, madre. Il mio primo marito era un giornalista, ma le sue notizie erano sempre esagerate. Io, povera anima, solo ho capito questo quando la luna di miele era finita. Well, you know what Shakespeare always said, don't you? Meglio avere notizie esagerate che essere senza notizie. Mio marito pensa la stessa cosa. Spesso è proprio il pubblico che vuole queste amplificazioni. Personalmente, sempre che lei me lo permettesse, io sarei in grado di darle delle notizie mica tanto esagerate, sa? Are you quite sure? Mm-hmm. Conosco questo profumo. Maddalena. Te dove ti hanno rimediato? Sto bene, sono ubriaca. Conoscevi Jane? No. È una pittrice americana che vive qui a Roma, come se si trovasse in colonia. Ah, sì? La ricevono tutti per sentire le zozzerie che dici. Vedrai, è molto divertente. Quelli sono i Montalbano. Federica, la lupa, le piace allattare i giovanotti. I gonfalonieri, mezza Calabria e le più belle garçonnière di Roma. La piccola Eleonora, 80.000 ettari. Due tentativi di suicidio. Di San Severino, magnifico castello in Toscana. E quello è Don Giulio e Nico. La sua amica svedese. Quest'altrano sarà principessa, vedrai. Ma non fare quella faccia. Cosa credi? Che noi siamo meglio? E se non altro loro certe cose le sanno fare con eleganza.